siamo pronti a condurvi tra l'architettura e il progetto con tutt'altro sapore. Non resta che impiattare e gustare. Questo è Taste the Architect. Sostenibilità è un termine entrato nel vocabolario del quotidiano che indirizza scelte e stili di vita. Dimensione ambientale, economica e sociale interagiscono per garantire un benessere, un progresso, uno sviluppo appunto sostenibile a vantaggio del pianeta e quindi delle generazioni future. Il mondo del progetto si è largamente messo in gioco per raggiungere questi standard e sempre più lo farà in futuro. Innovare le tecniche, ridurre l'impatto sull'ambiente, aumentare l'efficienza energetica, la salute e il comfort dei fruitori. La possibilità e le opportunità sono innumerevoli, ma uno soltanto resta l'obiettivo, l'uomo al centro di ogni progetto. Iniziamo ora un nuovo episodio di Taste the Architect. Ad affiancare me oggi e Andrea, l'architetto Massimo Roy. Buongiorno a tutti, ciao Paolo, ciao Andrea. Ciao. Allora Massimo, mentre darei il via ad Andrea per incominciare la preparazione della ricetta e della delizia di oggi, mi focalizzerei su quella citazione che ho fatto all'inizio, quindi l'uomo al centro del progetto, che di fatto in realtà è una sorta di mantra della tua società di progettazione integrata, progetto CMR appunto. Puoi spiegarci magari come questo ha a che fare con la sostenibilità e con un progetto che si possa appunto definire sostenibile? Beh, come hai detto tu giustamente, la sostenibilità non è più solo un marketing tool, ma diventa qualcosa di necessario, di obbligatorio e che va a toccare diversi punti di vista. Il punto del sociale, innanzitutto, perché ogni scelta deve essere in funzione di noi esseri umani e quindi l'uomo al centro. Ogni scelta deve essere anche poi sostenibile da un punto di vista ambientale, quindi dobbiamo preservare il nostro pianeta, ma anche deve essere sostenibile da un punto di vista economico, perché se un progetto, un'iniziativa non ha una sostenibilità economica non si può realizzare. Quindi in tutto questo l'uomo è sempre l'attore principale. L'uomo al centro vuol dire pensare per quelle figure che saranno poi portate a utilizzare gli spazi che noi andiamo a progettare. Certo, diciamo che hai posto un po' l'accento su il tema fondamentale della consapevolezza, nel senso quanto le nostre scelte e non scelte in altri casi possono influire sull'ambiente e quindi sui luoghi che andiamo poi a vivere e occupare. Questa dinamica in realtà la applichiamo noi stessi ogni giorno, anche in qualità di consumatori. Ma quanto siamo effettivamente consumatori consapevoli? Magari questo Andrea ce lo può meglio, come dire, inquadrare o fotografare. Sì, è un tema molto, diciamo, dibattuto in questo ultimo periodo, un consumo consapevole di quello che è l'alimentazione, quindi le scelte che compiamo dall'acquisto a quando siamo seduti al ristorante. Quindi cosa mangiamo solitamente implica una serie di concatenamenti nelle varie fasi della produzione, del trasporto, e poi anche della somministrazione, che hanno ovviamente un impatto. Quindi conoscere cosa c'è alla base della nostra domanda ci rende dei consumatori consapevoli. Sì, diciamo che si collega anche, ormai siamo a qualche episodio di questa miniserie Taste the Architect e la casa appunto è la Food Academy di Signature Kitchen Suite, dove il tema del True to Food è un po' quello che ci hai appena raccontato. Sappiamo che tra i cibi maggiormente sostenibili si inserisce il pesce azzurro, che deriva dai metodi di pesca selettiva e da una filiera molto corta. Esatto, infatti oggi prepariamo un pesce azzurro povero, che è lo sgombro, però diciamo in una modalità con un vestito inconsueto. Prepareremo un'insalata con dello sgombro che abbiamo visto prima, ho sfilettato, e adesso mettiamo a marinare sotto sale e zucchero per almeno un'oretta,
Poi andremo a fiammarlo con un cannello e nel frattempo preparo tutto quello che è il contorno dell'insalata, che è composto da una, diciamo, mix di agrumi. Nel caso, in questo caso oggi abbiamo delle arance, del bergamotto e dei pompelmi, a cui andremo ad aggiungere un po' di spicy con del peperoncino e del cipollotto fresco. Olio e poi vediamo tutti i vari passaggi. Beh, mentre li faccio. Andrea, devi fare di tutto per renderla accattivante, anche perché l'aiuto chef di oggi, appunto Massimo, poi darà anche un po' il suo tocco finale o giudizio finale per il progetto. È curioso anche come la scelta di un prodotto così semplice possa invece rivelarsi di forte impatto nel contesto, specialmente quello ambientale, ovviamente, in cui viviamo. Questa qualità di scala dal micro al macro è quello con cui tu, Massimo, hai a che fare ogni giorno. Per citare per esempio Ernesto Nathan Roger, appunto dal cucchiaio alla città, restando sempre su quel parallelismo tra food e architettura. Beh sì, ne parlavamo in queste settimane, proprio il legame di tutti noi esseri umani è quello che ci porta a pensare da un oggetto singolo, e nel caso del cucchiaio è proprio in linea con quello che stiamo vedendo oggi, quindi con la cucina, per poi inserirci all'interno di un contesto più ampio, che è la città. E quindi noi abbiamo questa grande fortuna, che è un onore ma anche un onere, di poter progettare e disegnare quelle che saranno le città del futuro, quelle che saranno gli spazi dove tutti noi andremo a vivere, e quindi dobbiamo farlo con consapevolezza. E questo deve nascere proprio dalla comprensione delle esigenze delle persone. Io amo dire che l'architetto deve essere in grado di trasformare in realtà i sogni dei clienti, e questo è un elemento fondamentale. I sogni sono diversi e quindi bisogna cercare di progettare, così come cucinare, dei prodotti che possano essere diciamo graditi da più persone che abbiano abitudini, background storico e culturale diverso, e quindi è l'inserimento in un contesto. Io ritengo che questo sia necessario, sapere dove dobbiamo andare a progettare o per chi dobbiamo cucinare. Quindi sapere della storia ci aiuta a disegnare il futuro, quindi la conoscenza del passato per interpretare le esigenze del prossimo periodo. Certo, beh dai Massimo, a questo punto, mentre Andrea sta incominciando a fiammare il nostro sgombro che è marinato con sale e zucchero, raccontami un po' invece di progetti e prodotti che a questo punto reputi sostenibili. Beh, potrei citare, diciamo, due prodotti. Uno è una lampada fonoassorbente che abbiamo disegnato per Artemide, l'abbiamo chiamata Eggboard, è una lampada che ricorda la scatola delle uova. Io sono un patito di musica rock, quando ero giovane sentivo la musica così forte che tutti i condomini si lamentavano, e avevo rivestito la mia camera con questa scatola delle uova. Un prodotto fatto per Artemide è un prodotto unico, appunto, che ricordando la scatola delle uova va a insonorizzare gli ambienti di lavoro. Ma la cosa e la caratteristica fondamentale è che questo corpo illuminante è fatto recuperando 30 bottiglie di plastica che vengono a essere riutilizzate per un nuovo prodotto. Un altro esempio, sempre riciclando al 100% la plastica, è il foam walk disegnato per Citterio. È un oggetto che entrerà negli uffici di tutti quando una persona ha bisogno di una telefonata all'interno di un open space e senza dover andare a interferire coi colleghi, può andare all'interno di questo spazio che è realizzato fonoassorbente in legno, quindi tutto materiale riciclabile e riciclato, e parlando, camminando e quindi sfogando il nervosismo può comunque svolgere la sua attività senza disturbare. Invece da un punto di vista di edifici, oggi abbiamo a Milano completato due importanti interventi. Uno è il recupero di un edificio storico abbandonato da più di 20 anni nel quartiere Isola, De Castiglia 23, un edificio che è stato chiamato Smog Eater perché è stato progettato utilizzando un materiale innovativo trattato con biossido di titanio in grado di assorbire
assorbire lo smog e trasformarlo attraverso un'azione fotocatalitica e quindi dando un vantaggio a tutte le persone che vivono all'interno dell'edificio ma anche nel quartiere stesso. Un'altra iniziativa è invece un progetto chiamato Design, il recupero di una vecchia fonderia e restituire il territorio alle persone che abitano il quartiere. Siamo nella zona sud di Milano, tre edifici con una facciata molto particolare, dorata, però in grado di riflettere la luce in modo diverso e quindi sono edifici che sembrano vivi, pulsanti, così come De Castiglia, perché io amo dire che gli edifici sono come degli esseri viventi, non fosse perché sono occupati dagli esseri viventi, ma sono comunque e devono mantenere questa vitalità anche quando l'uomo esce dall'edificio e quindi la facciata aiuta a dare questo tipo di sensazione anche durante la sera o quando gli edifici sono stati svuotati. Un ultimo riferimento può essere, siamo finalisti per uno dei due progetti, siamo uno dei due progetti finalisti per lo stadio di Milano, per il nuovo stadio dell'Inter e del Milan, anche in questo caso è un progetto estremamente sostenibile che va a integrare tutta una serie di funzioni all'interno di un quartiere, portando così più vitalità, più opportunità e più sostenibilità, con il più grande parco pensile d'Europa da oltre 20 ettari, che sarà a contorno dell'impianto sportivo. Beh, c'è un bel mix comunque in tutti i progetti che progettate appunto, ma allo stesso tempo vengono pensati sempre con quella filosofia del benessere alla base che è dell'ecosostenibilità soprattutto, un po' il fil rouge della ricetta di oggi che vedo si avvia verso una quasi una composizione finale del piatto. Mi piace far notare un po' il razionalismo un po' geometrico di Andrea nel porzionare, prima abbiamo visto come ha porzionato un po' il pesce. Avete certamente, diciamo Massimo, uno stile un po' in comune. Mi vengono in mente per esempio diversi tuoi progetti, alcuni li hai citati poco fa, ispirati comunque al razionalismo milanese. Quella marcata impronta geometrica delle facciate appunto, come dicevi prima, ma soprattutto rispetto al progetto del vostro headquarter. E quello è un sogno. Dopo 25 anni abbiamo dovuto ripensare alla nostra casa. L'abbiamo chiamata Italian House of Architecture, un edificio, anche in questo caso, un edificio industriale dismesso da più di 12 anni. L'abbiamo trasformato, l'abbiamo fatto diventare la nostra nuova abitazione. Ma abbiamo fatto anche di più. Abbiamo allestito questi spazi utilizzando tutti i prodotti che abbiamo progettato, disegnato in 25 anni di attività. E quindi è una sorta di grande showroom delle nostre idee. Anche in questo caso è stato un progetto condiviso attraverso l'impulso che è arrivato da tutte le persone che lavorano all'interno della nostra struttura. Oggi all'interno di questo edificio in via Russoli al numero 6 ci sono circa 200 professionisti tra architetti, ingegneri, esperti di ambiente, esperti di varia natura che lavorano insieme fianco a fianco cercando di cucinare il miglior progetto possibile per i nostri clienti. Beh, un ultimo passaggio, come stiamo vedendo appunto la marinatura nella vinaigrette che va a conferire al piatto un carattere più variegato, più esotico o anche audace, forse un po' nello stile di Massimo anche un po' rock. Speriamo, io sono convinto che la musica, come l'architettura, come l'alta cucina sia una delle forme d'arte più importanti e quindi metterle insieme queste forme d'arte possono aiutarci a vivere meglio e anche a gioire soprattutto di quelle che sono le bontà, in questo caso, della cucina. Quanto c'è di rock nei tuoi progetti? Tutto. L'architettura è rock. Nel frattempo Andrea ci sta componendo il piatto. Che architettura avrà? Si preparano gli agrumi che si pelano a vivo. Per quanto riguarda l'arancia e il bergamotto ho ricavato delle fette classiche, mentre per quanto riguarda il pompelmo ho ricavato dei cubi. Abbiamo affettato poi la parte verde del cipollotto facendola a rondelle e il peperoncino. Con il cipollotto e il peperoncino abbiamo preparato la citronette con olio e il succo degli agrumi.
lasciamo marinare qualche minuto e poi andiamo a impiattare. Beh, tutto questo, Andrea, grazie anche alla carica di energia di Massimo, che ci ha accompagnato nell'affrontare tutti i vari temi di oggi, dalla sostenibilità progettuale al consumo consapevole, dimensioni che abbiamo dimostrato poi non sono così lontane, e il nostro piatto appunto ne è la sua rappresentazione. Esatto. Ringrazio Massimo per questa piacevole chiacchierata. Grazie a voi Paolo e Andrea, non vedo l'ora di gustare questo prezioso progetto innovativo. Beh, voi preparate la tavola, nel frattempo vi invitiamo al prossimo episodio di Taste the Architect.